Allora, buonasera a tutti, Simona Bernabei e benvenuti a questo nostro webinar di questo pomeriggio che è dedicato agli strumenti per la didattica a distanza a un livello medio avanzato per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Questa sera sono molto contenta perché abbiamo un gruppo molto nutrito di colleghe che ci fanno compagnia, alcune ambasciatrici, altre non ambasciatrici, ma docenti che hanno sperimentato e stanno sperimentando nella loro didattica quotidiana appunto la didattica a distanza. Questo è uno dei nostri webinar che fanno parte di un programma che si concluderà a fine aprile, almeno da programma, e che dovremo poi arricchire di alcuni appuntamenti che stiamo definendo, stiamo programmando assieme al gruppo degli ambasciatori toscani e alla referente istituzionale Daniela Cecchi. E gli ultimi due appuntamenti, oltre a questo, che concludono, diciamo, il mese di aprile, sono la prossima settimana, e cioè lunedì prossimo, che è il 20, me lo sono scritto perché ho problemi di numeri e date. Abbiamo un appuntamento dedicato alla scuola secondaria di primo grado, un livello medio avanzato con Laura Maffei e Simone Bionda, e il lunedì successivo, che è il 27, abbiamo un incontro dedicato alla scuola secondaria di secondo grado con tutti gli ambasciatori che vengono dalla scuola secondaria di secondo grado e che sono molti, quindi a parte me, che sono anche io faccio parte insegno nella scuola secondaria di secondo grado, tutti gli altri saranno coinvolti nell'ultimo appuntamento di aprile. Per quello che riguarda invece gli appuntamenti di maggio, vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti e comunque sempre sui nostri social, per cui su Facebook, sul canale YouTube. E su da poco la nuova pagina creata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dedicato alla didattica a distanza, che ha una pagina in particolare dedicata a noi, alle nostre attività. E questo ci fa molto piacere, chiaramente perché diciamo che dall'inizio dell'emergenza per quello che riguarda il territorio toscano, quindi dell'emergenza intendendo ovviamente la chiusura delle scuole, perché insomma l'emergenza è iniziata ben prima purtroppo, ma per ciò che riguarda la chiusura delle scuole, noi siamo rimasti a casa, rimaniamo, siamo a casa dai primi di marzo e da subito ci siamo attivati come gruppo toscano nell'ambito della didattica a distanza con un progetto e Twinning, che si chiama Twinning Toscana per la didattica a distanza, e poi con un altro progetto che si chiama Our Quarantine Diary. Il primo dei due è un progetto dedicato ed è aperto a tutti, tra l'altro, quindi se qualcuno che è qui con noi stasera fosse interessato ad entrare in questo progetto, basta contattare o gli amministratori o qualcuno dei membri del progetto. Dicevo, è un progetto dedicato proprio alla didattica a distanza, cioè uno spazio da utilizzare sia come diciamo, possibilità di connessione di rete con altri docenti, per scambiare strumenti, buone pratiche, scambiare anche fare un monitoraggio del proprio percorso, per scambiare consigli su aspetti, diciamo, prospettive positive o criticità, e anche è uno spazio, come ovviamente ogni progetto Twinning, per la didattica vera e propria, quindi i nostri ambasciatori e chi partecipa a questo progetto può utilizzare lo spazio ovviamente per la propria didattica con le classi. Questo sì, naturalmente è un momento in cui poter avere a disposizione uno strumento che già si usa, magari che già si conosce un po' o che anche non si conosce molto bene, come Twinning, può offrire una serie di vantaggi perché è uno strumento
sicuramente molto di gestione molto semplice e sicuramente meno dispersivo di altre piattaforme. Sicuramente le scuole si sono attivate in questo momento con piattaforme diverse e insomma tutte valide o tutte con criticità, per cui non è questo veramente. L'intento non è dire non usate le altre piattaforme, usate Twinning, l'intento è dire se volete avete a disposizione uno strumento che vi può aiutare per creare materiali, per gestire la vostra classe in questo momento, a maggior ragione visto che di didattica a distanza Twinning si occupa. E, altrimenti, insomma, diciamo che è anche un, non altrimenti, ma in seconda battuta è anche lo strumento di e-twinning a distanza può essere molto pratico perché vi consente di entrare in un progetto che già è attivato e quindi è già stato diciamo, ideato e validato dall'Unità Nazionale Twinning e quindi vi trovate già un terreno e un contenitore che potete utilizzare per la vostra didattica, basta solo che voi chiediate di entrare e siete lì. L'altro progetto che vi dicevo, cioè Our Quarantine Diary, è un progetto che è aperto a tutta la comunità di Twinning, quindi è un progetto in più lingue che abbiamo pensato con l'obiettivo di creare uno spazio di condivisione un po' diversa. Ossia siamo partiti dal desiderio di condividere le nostre esperienze che vanno al di là o che comprendono, ma che comunque non sono strettamente di didattica disciplinare, ma che hanno a che fare con la comunicazione, con il comunicare con l'altro e per certi aspetti appunto con delle dinamiche più emotive. E questo è nato dal fatto che sicuramente stiamo, insomma, il momento è un momento particolarmente delicato, certamente per noi, sicuramente per i ragazzi o per i bambini che noi abbiamo davanti come docenti, e quindi abbiamo creato uno spazio proprio che vuole essere una sorta di diario, e che quindi se avete curiosità di vedere è. Anch'esso, insomma, aperto a tutti, siamo contenti se vi fa piacere partecipare ed essere, insomma, lì con noi. Insomma, lo trovate tra i progetti e noi siamo a disposizione per qualsiasi domanda e ci fa molto piacere accogliervi. Detto questo, io passerei a presentare le nostre amiche di oggi. Le nostre amiche di oggi sono, dicevo, un gruppo nutrito di colleghe e twinner, ambasciatrici e twinning, che sono Francesca Mancini, Francesca Panzica e Sabrina Jacoponi. La prima Francesca è una docente di scuola media, scuola superiore, non di scuola media, ma scuola superiore di liceo, insegna al liceo Montale di Pontedera. È una docente di lingua inglese, si occupa di Teacher Training Initiative, insegna all'Università di Firenze, ha portato dei twinning, credo, diverse nuove docenti di scuola primaria, o comunque se non le ha portate lei, le ha accompagnate all'interno dei twinning in modo magistrale. Francesca Panzica è un altro nome che sicuramente avete sentito nell'ambiente della scuola, da quest'anno non insegna più, ma comunque è un'ambasciatrice onoraria, con grandissima esperienza nell'ambito dell'applicazione del digitale e insomma il suo contributo è sempre molto molto apprezzato e ricercato, per cui la ringrazio della sua presenza. E Sabrina Jacoponi, che una ambasciatrice, anche lei ambasciatrice Twinning per la Toscana, insegna all'Istituto Comprensivo di Certaldo, scuola dell'infanzia. Certaldo, per chi non è fiorentino, così come scusate, per chi non è toscano, così come Pontedera. Pontedera si trova in provincia di Pisa e Certaldo si trova in provincia di Firenze.
Questa sera le accompagnano due docenti, Patrizia Moriani, che insegna all'Istituto Comprensivo di Fucecchio in provincia di Firenze, e Chiara Bianchini, che è una giovane insegnante di scuola dell'infanzia. Non so bene dove insegni, se Chiara insegna, se già. Non so bene, ce lo dirà lei. Io direi che. Mi starei zitta, finirei di parlare così, cedo la parola a, vedo che abbiamo qualcuno, caspita, abbiamo qualcuno dall'Azerbaigian, molto bene, welcome to our friend from Azerbaijan. I hope you understand a little bit of Italian because the webinar is going to be in Italian. So if you have any question you can ask in the chat session and I can answer you. Okay, hopefully you can understand the contents of the webinar. Comunque, torniamo a noi, vi lascio la parola e se ho capito bene Francesca Mancini e Chiara Bianchini saranno le prime a partire. Buon lavoro, grazie a tutte di essere qui davvero di cuore e vi do la parola. Ok. Salve a tutti. Io, come ha detto prima Simona, mi occupo da tanto tempo di formazione dei docenti della primaria per inglese all'Università di Firenze e mi occupo da anni ormai del progetto TTI, che è il progetto col quale si intende formare all'uso di e-twinning anche i futuri docenti all'interno dell'università. Molti sono i docenti che le future insegnanti che mostrano interesse, che partecipano a questi progetti. Quest'anno, per esempio, abbiamo fatto un progetto che si chiama Story Traveling Through Places and Peoples con la Turchia e avevo addirittura 50 persone, quindi veramente un bel risultato per noi. Chiara è stata una delle mie prime allievi e-twinners. Ok, allora, la scuola non si ferma, no, no, questo lo sappiamo bene, l'abbiamo visto, gli insegnanti si sono proprio dati tantissimo da fare. A me piaceva parlare dell'aspetto delle storie, la rivalutazione della storia come elemento davvero interessante nel mondo del e-twinning. Sapete che è importante soprattutto per i bambini, aiuto, è importante soprattutto per i bambini creare legami, farsi sentire vicini, dimostrare la nostra presenza e in qualche maniera comunque sia, Simona, come mai balla la presentazione? Simona, mi senti? Sì, balla perché qualcuno la muove, quindi per favore non muovete la presentazione perché chi ha il microfono può muovere la presentazione, quindi lasciatela lì dove Francesca. Purtroppo, ok, allora la presentazione, niente, no, ma non si sta muovendo da sola sicuramente, quindi non è. Allora, io quello che posso fare è provare a ricaricarla, ma dubito che sia che si muova di vita propria. Quindi aspetta un secondo, Francesca, la ricarico e Ora va, prima andava, alla fine riuscivo a. Perché a se mi dominarla, balla. diciamo, allora aspetta, Sì, te la ricarico. grazie. Succede, eh? Allora, voilà, vi prego di non muoverla per favore, se non, insomma, se non il relatore, perché altrimenti cioè, adesso sei te che la stai muovendo? Sì, l'ho mossa io. Ok, Sì. perfetto. Scusami allora, Oh, chiudo il microfono. grazie. Grazie. Ecco, dicevo prima appunto questa voglia di stare vicini ai ragazzi, di stare vicini agli alunni, ha fatto sì che le scuole attraverso un utilizzo smart di piattaforme, c'è stato tutto un rincorrersi a trovare la più adatta, la migliore, attraverso l'uso di strumenti tecnologici che dispiegassero tutte le loro forze per riuscire a raggiungere le case di ciascun allievo. Questo è stato il nostro, di tutti, credo, obiettivo primario.
E eTwinning fa la sua parte, perché attraverso i suoi ambasciatori sta svolgendo un'opera proprio fantastica di sensibilizzazione. A me è piaciuto tantissimo anche il gruppo SOS Didattica. Addirittura ieri, sempre nella formazione INDIRE, Sara Pagliai ci ha detto che i numeri sono incredibili. Ci sono un numero di iscritti, ci sono stati nel mese di marzo, che supera le 2000 unità. Ecco, eTwinning, prima di tutto che cos'è? È una comunità educante che è capace di creare dei legami, di stringere delle alleanze educative con i suoi gemellaggi. E in questo momento eTwinning mette al servizio di tutti l'esperienza che ha raggiunto attraverso le persone che ci hanno lavorato dentro e cerca di incoraggiare tutti i docenti a muoversi con consapevolezza. Con aumentata consapevolezza nell'ambito della didattica a distanza. Ecco, per i bambini cosa mi dicono a me le maestre? Che la cosa più importante è poter ascoltare le voci dei propri insegnanti, gli insegnanti che li salutano, li incoraggiano e li rassicurano. Sono una parte importante del loro quotidiano. Ecco, io pensando a cosa avrei potuto porgere come esperienza, ho pensato proprio a questo, come si potrebbe prolungare questi momenti raccontando delle storie? Perché non stabilire un legame con le famiglie, condividendo storie da ascoltare, da leggere tutti insieme? Quindi animare così il Twin Space. Ecco, lo storytelling, lo sappiamo, la narrazione svolge un ruolo fondamentale nella vita dei bambini, sì. Ce lo dice bene Brunner, ce lo dice bene Bettelheim, ma anche in quella di ciascuno di noi. Ha un potenziale enorme che possiamo sfruttare proprio per creare competenze nell'ambito che noi chiamiamo literacy e in cui va proprio tutto. Ecco, perché l'ho chiamato così, un twin space pieno di storie. Il twin space può diventare uno spazio privilegiato a cui anche i genitori possono accedere come visitatori. Non dimentichiamo che i genitori hanno le credenziali per accedere come visitatori. Si crea così un ambiente di apprendimento sicuro, protetto, perché questo è importantissimo, su cui possiamo caricare tutte le attività da svolgere insieme. Sul Twin Space possono apparire storie da ascoltare, storie da leggere, storie da guardare, che non vedono l'ora di essere agite, di essere manipolate, di essere trasformate, rielaborate dai bambini. Facciamo qualche esempio, velocemente, perché poi voglio dare la parola a Chiara. Si può registrare con la propria voce, ci sono un sacco di programmini semplici semplici come Audacity, ma qualsiasi altro va bene. E caricare nel Twin Space, per esempio, un avvio di dialogo tra due personaggi. Meglio se tra i personaggi che già popolano le nostre lezioni scegliamo qualcuno di familiare. E poi chiedere ai bambini di continuare questo dialogo idealmente, cioè con la fantasia. Fornendo un'immagine, cioè noi possiamo semplicemente dare un'immaginina vuota come questa, dove ci sono una speech bubble o più speech bubble a seconda di quello che il bambino vuole comunicarci, o un thought bubble, quindi dei pensieri. Quindi il bambino potrà idealmente interpretare le voci di questi suoi personaggi preferiti, raccontando parte del dialogo, continuando idealmente il dialogo suggerito dalla maestra, eccetera, con parole e pensieri. Tutto questo poi si potrà caricare, potrà essere messo tutto insieme in un Padlet. Allo stesso modo si può raccontare una storia e chiedere a bambini di cambiare il finale. In questo caso, ad esempio, si può fare un lavoro di questo tipo. Devo centrare questa slide. Ok. Una volta che i bambini hanno fornito, dato, creato un finale diverso, si può chiedere loro di fare un diagramma di Venn, per esempio, dove loro andranno a mettere
La versione ufficiale, quella che ha fornito l'insegnante, quella della storia effettiva, e la loro storia, e poi andare a cercare gli elementi che hanno in comune. E questo però lo possono fare anche in maniera interattiva, cioè ogni bimbo potrebbe idealmente fare un diagramma di Venn e cercare tutto quello che c'è in comune fra la storia di A, quindi la storia del bimbo A, con la storia del bimbo B. E questo ovviamente aumenta l'interazione all'interno del Twin Space, dove vengono caricati i risultati. Facciamo velocemente un altro esempio. Nel 2012 il regista americano William Joyce vince il premio Oscar con il cortometraggio, molti di voi lo conosceranno di sicuro, di animazione che si chiama The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Less More, più o meno. Bellissimo. Ecco, questo è un video senza parole. Contiene un meraviglioso invito alla lettura per tutti, grandi e piccini. Io qui ho messo il link su YouTube, ma si può addirittura anche scaricare. Questo video, appunto, ci sono un sacco di immagini a cui poter dare dei contenuti, ma non ha parole. Si presta perfettamente ad essere agito dai bambini, che possono realizzare dei disegni, immaginare dei dialoghi, dare voce alle immagini, riflettere sui temi, sul messaggio di questo video. Ecco. E mentre i libri volano, si può dare libero sfogo alla fantasia, creare tantissime attività da fare con i piccoli, con i piccolissimi, gradare ovviamente a seconda dell'età dei bambini. E quindi gli alunni in questo modo sono spronate a interagire con il resto della classe. In questa maniera noi possiamo rispettare tutti gli stili di apprendimento. Ogni bambino può lavorare in maniera creativa, però seguendo il proprio passo, con le competenze proprie, e sarà possibile animare il Twin Space con tutti i materiali che via via andiamo producendo, che anche i genitori possono visionare. Il Twin Space sarà così pieno di storie volanti e diventerà un ambiente di apprendimento online accogliente, stimolante, interattivo, inclusivo, che è molto importante, e creativo, che è altrettanto importante. Ecco, io spero di essere stata nei termini e mentre oggi ripensavo a tutto questo, mi è giunta la notizia della morte di Sepulveda. E questo mi ha un pochino rattristato, devo essere sincera, grande narratore, grande scrittore di storie. Ok, grazie a tutti. Grazie a te Francesca, sì, condivido la tristezza per questo, per la morte di Sepulveda, perché insomma per tutti credo che abbia rappresentato un punto di riferimento forte per giovani e meno giovani, insomma. E ti chiederei di, adesso io interrompo la condivisione del tuo file e carico quello di Chiara, ti chiederei la cortesia di presentarci Chiara. Certo. Aspettate Sai che che carico anche. nell'ambito del TTI noi avevamo la possibilità anche di accettare la richiesta di tesi. E Chiara è stata la prima, mi ha proprio commosso questo fatto, è stata la prima ed è stata una tesi veramente bellissima che ha riscosso notevole successo anche tra coloro che la ascoltavano, con i complimenti del presidente di facoltà, insomma è Siamo stata rimasti veramente una cosa bellissima. Da allora se ne sono succedute molte, tutte che analizzano aspetti interessantissimi. Per esempio, guardavo le piccole scuole, quelle dell'Alto Casentino, dove c'è per esempio Monte Mignaio, lì ci sono addirittura scuole con multiclasse, la pluriclasse ancora oggi. E ho avuto una tesi sulla pluriclasse, cioè come si può lavorare con bimbi dalla prima alla terza usando i twinning. È stato anche quello veramente stupendo. Oppure tesi dove si va a vedere il lavoro del senza zaino e come i twinning può valorizzare, promuovere, aumentare il successo formativo del senza zaino. Insomma, belle, belle, belle. Complimenti a tutti. Quindi
Quindi Chiara Io imparerà. anzi la prenderei al volo questa cosa e potrebbe essere uno spunto per un incontro futuro, se loro sono disponibili e tu vuoi fare da tramite, se hai voglia, se loro hanno voglia di raccontarci la loro Sì, storia, la loro sai che esperienza, una sarebbe una bella si è cosa. laureata. Oh, Simona, una si è laureata sui lavori fatti da Sabrina Jacoponi. Ha preso 110 lode illustrando le grandi capacità di lavoro di queste eTwinners e tra l'altro è andata ad analizzare il rapporto che si è creato negli anni tra Sabrina e l'insegnante greca con cui ha lavorato spesso e quanto una collaborazione di questo tipo può aumentare proprio il successo formativo. So, bello anche questo. Assolutamente sì, Bravi, bravi. complimenti a Sabrina, ovviamente, oltre che a queste giovani colleghe. Allora, dai, introduciamo Chiara, così che tu conosci sicuramente meglio di noi. Benvenuta anche a Chiara e a te. Perfetto, io vai Chiara, ti do proprio la parola. Chiara, giovane docente di scuola primaria della Grazie provincia di mille. Arezzo o Arezzo Sì, Centro, di Arezzo. Chiara. Io sto in provincia di Arezzo, ma insegno ad Arezzo Centro, proprio nella città di Arezzo. Non so, mi sentite? Sì, perfetto, Chiara, puoi procedere, grazie mille. Allora, prego. Intanto ringrazio appunto la mia professoressa Mancini per avermi invitato stasera qui con voi e spero che il mio intervento possa essere utile e uno spunto di riflessione. Io vi vado un po' ad illustrare quella che è la mia didattica a distanza e quella un po' della mia scuola. Chiaramente tutto può essere perfezionato e migliorato, però ecco, questo è un po' quello che io ho deciso di fare in questi giorni. Innanzitutto vorrei dire che credo che la didattica a distanza vada calibrata su ogni classe, su ogni età e si vada soprattutto a tentativi ed errori, perché comunque nessuno di noi si è trovato di fronte, mai credo, a dover insegnare completamente a distanza. Quello che però posso sicuramente dire è che insegnanti che hanno utilizzato negli anni Twinning, io tra l'università e l'insegnamento sono ormai quasi 6 anni che utilizzo i Twinning e che faccio progetti Twinning nelle classi, sicuramente aiuta molto. Non solo aiuta gli insegnanti, ma aiuta le famiglie a vedere la didattica a distanza sotto un occhio un po' differente, perché è qualcosa che già hanno vissuto e con il quale hanno avuto rapporti anche in precedenza. Allora, la nostra didattica a distanza si compone di varie componenti, appunto, video lezioni, compiti di consolidamento, giochi e quiz, esperimenti, laboratori artistici, visite virtuali ai musei e il progetto Una storia con te. Io insegno in una seconda primaria. E quindi chiaramente per me è assolutamente importante, oltre che il passaggio di contenuti, far sentire ai bambini la presenza, far sentire che io ci sono e sono con loro. Per cui le video lezioni sono, e i compiti di consolidamento sono le uniche due cose che non sono inserite nella piattaforma eTwinning, ma sono invece esterne. Le video lezioni sono più o meno 3 incontri settimanali e io non supero mai l'ora e 15 minuti, con un saluto iniziale e un momento finale un po' più giocoso, in cui i bambini raccontano barzellette oppure si divertono a raccontare delle storie oppure quello che gli è accaduto nei giorni precedenti. I compiti di consolidamento sono specialmente, diciamo, inseriti successivamente alle video lezioni e quindi ad esse strettamente collegati. Però ci sono anche compiti che sono un po' di consolidamento di ciò che è stato fatto durante l'anno quando invece eravamo in presenza. Il mio consiglio e quello che io ho sperimentato è quello di evitare di riempire i bambini sia di compiti che di schede, perché diventa difficile per i genitori che non hanno presenze stampanti poterli stampare. Ci sono moltissimi programmi però, soprattutto sui cellulari e sugli iPad, per poter, come dire, riempire le schede oppure colorarle attraverso appunto gli strumenti digitali senza doverle stampare. Quindi questo è un altro, insomma, un appoggio ulteriore. Quindi, escluse queste due cose, per il resto,
utilizziamo anche la piattaforma eTuning. Allora, io utilizzo moltissimo i giochi, io credo molto nell'imparare giocando e di conseguenza con i bambini ho visto che giochi e quiz hanno un grande successo. Una piattaforma che vi posso consigliare dove poter creare dei giochi molto validi per i bambini è Wordwall. All'interno di Wordwall c'è una sezione gratuita in cui si possono creare fino a 5 videogiochi e se ne possono modificare fino a 20, però anche con la versione gratuita, che è quella che per esempio utilizzo io, si può andare sull'icona in alto della ricerca e ricercare attraverso proprio quello che vogliamo fare, per esempio ripasto degli esseri viventi, e allora vengono su una serie di giochi molto carini e molto divertenti appunto su questi argomenti richiesti. Altri giochi che io utilizzo sono quelli che invece creo proprio io e sono per esempio il gioco dell'oca oppure il bowling matematico. Il gioco dell'oca io l'ho un po' rivisitato e l'ho fatto un po' per tutte le discipline, in questo caso c'è quello dell'ortografia e sono dei giochi che i bambini possono fare insieme ai genitori, insieme ai fratelli o insomma chi sta con loro in casa e quindi diventa un momento di ripasso, di svago, ma diventa anche un momento per stare con la famiglia, per stare insieme. Tanti sono i feedback positivi che mi sono arrivati sia dalle famiglie che dagli studenti, quindi lo ritengo davvero una modalità molto valida, uno strumento molto valido. Il bowling matematico lo utilizzavamo spessissimo anche a scuola e a casa loro lo hanno ricreato con bottiglie di plastica vuote, rotolini di carta, della carta igienica o dello Scottex. Si sono veramente sbizzarriti a crearli e con il bowling matematico andiamo a consolidare il calcolo mentale, ma anche il rapporto che c'è tra un numero e un altro, perché i bambini devono andare a costruire la tabella per i punteggi di tutti quanti i partecipanti e poi devono fare proprio confronti tra quantità, per cui è un gioco divertente, ma veramente molto efficace. Nella mia didattica a distanza ci sono anche i laboratori artistici e gli esperimenti. Premetto che io sono un'insegnante unica, di conseguenza mi occupo di tutte le discipline al di fuori di inglese, motoria e musica. Per quanto riguarda arte, ogni settimana, ogni 15 giorni facciamo un lavoretto insieme. Questo per esempio era di Pasqua, all'interno i genitori devono mettere una caramella o un cioccolatino per ogni buona azione della giornata dei bambini, quindi se si rifanno il letto, aiutano, non so, ad apparecchiare oppure fanno i compiti senza fare le storie. Poi per scienze invece io utilizzo tantissimo gli esperimenti che prima potevamo fare insieme in classe e adesso invece no. Quindi vediamo durante la video lezione degli esperimenti fatti attraverso per esempio un video YouTube, io lo carico prima oppure me lo faccio proprio mentre faccio io l'esperimento e glielo faccio vedere e loro dopo vanno a rifare gli esperimenti a casa. Perché l'esperienza diretta, secondo me, è veramente molto importante per loro. Poi, dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a integrare anche, come dire, attività diverse dalla didattica normale, sono le visite virtuali ai musei. La scorsa settimana i miei bambini sono andati a New York, al Museo della Storia Naturale, e si sono divertiti moltissimo. Ci sono siti appunto dove si possono visitare virtualmente moltissimi musei. Per i bambini è un po' andare fuori dalle quattro mura di casa rimanendo comunque in casa. È qualcosa che ha riscosso un grandissimo successo, tanto che questa settimana manderò i miei alunni a Torino a vedere il Museo dell'Egizio. Per ogni visita i bambini scrivono o disegnano ciò che gli è piaciuto di più e ciò che gli è piaciuto di meno, per ricordare quel viaggio, perché alla fine di tutte le nostre gite virtuali creeremo un istogramma. Un istogramma è un grafico per capire qual è stato l'andamento delle nostre visite, quali sono quelle che sono piaciute di più e quali di meno. Quindi attraverso un'esperienza diretta, anche se virtuale, possiamo poi andarci a lavorare anche, per esempio, sulla matematica. E questo per me è importantissimo perché nella didattica a distanza, dove manca proprio l'essere vicini e avere delle esperienze dirette, il poter lavorare su un'esperienza che per loro è quasi diretta diventa veramente un grande valore aggiunto.
Il progetto invece più importante che poi noi svolgiamo con i twinning è la storia con sé. Premetto che noi a scuola quest'anno e anche l'anno prossimo abbiamo fatto e faremo tutto un percorso su Gianni Rodari, proprio perché questo è l'anno in cui ricorrono i 100 anni dalla sua nascita. Per cui ogni settimana noi lavoravamo su una storia di Gianni Rodari quando eravamo a scuola. Le prime 2 settimane di didattica a distanza avevo appunto, come dire, sospeso questa attività e i miei bambini me la chiedevano spesso. Per cui ho deciso di istituire altri 2 incontri settimanali, per cui per un totale di 5 incontri settimanali con i bambini. 2 incontri, quindi 3 incontri sono di video lezione. Mentre i 2 incontri sono proprio, come dire, focalizzati su Gianni Rodari. In quel momento noi alle 5, di sabato e di domenica solitamente, ci incontriamo, facciamo merenda insieme con un tè e biscotti, per questo diventa una storia con te, e leggiamo. Però la cosa bella è che non è solo la maestra che legge, ci alterniamo tra insegnanti, anche se io sono sempre presente. E poi ci alterniamo anche tra genitori e insegnanti. Questa attività ha riscosso veramente tantissimo successo, non solo tra i bambini, ma anche tra le famiglie, che si sono loro stesse rese disponibili a leggere le storie per i bambini. Questa per me è stata una cosa importantissima, perché nella didattica a distanza ciò che veramente è molto difficile è trovare un contatto che sia vero e solido con le famiglie. Non è facile trovarli tutti, non è facile essere vicino a tutti e vi dico che c'è quasi più, come dire, costanza nella presenza alle storie con te che non alle video lezioni, per cui è secondo me molto importante anche l'entusiasmo dei bambini perché hanno proprio bisogno di momenti destrutturati e quindi ecco, questo è un po' un momento a cui io tengo molto. E nel quale ecco, noi raccontiamo delle storie e i bambini dopo fanno il disegno della scena della storia che gli è piaciuta di più. Qui io vi ho messo alcune immagini dei loro disegni. Alla fine di questa quarantena, quando finalmente torneremo a scuola, metteremo insieme i disegni di ciascun bambino con il testo della storia e andremo a creare degli albi illustrati. Ognuno avrà il suo albo illustrato con tutte le storie di questa quarantena. Rimarrà un po' un ricordo di questo periodo. Però ecco, sono tutti modi per far diventare questo periodo un po' meno triste, mettiamola così. Per quanto riguarda il monitoraggio, che poi effettivamente è la parte più complessa di questa didattica a distanza, io utilizzo 3 canali. Il primo è l'invio dei compiti. Io mando dei piccoli compiti quotidiani che più o meno impiegano i bambini per circa mezz'ora, mezz'ora per un massimo di 45 minuti. Il problema dei bambini così piccoli è che a volte hanno bisogno dell'aiuto del genitore, non tanto per svolgere il compito quanto per sentire la presenza di qualcuno accanto a loro, un po' come quando erano a scuola. Per cui io do veramente dei compiti quotidiani calibrati che non superino appunto i 45 minuti quotidiani di lavoro. I genitori, purtroppo non tutti, però la maggior parte mi inviano quotidianamente i compiti svolti dai bambini ed altri invece magari li vedo giusto a fine settimana e soltanto alcuni. Quello che invece ho visto funzionare davvero tantissimo sono i risultati dei giochi e dei quiz. Per ogni quiz e ogni gioco io appunto ogni settimana scelgo tematiche differenti, quindi le moltiplicazioni piuttosto che la grammatica, piuttosto che scienze, geografia o storia. E attraverso i risultati dei quiz che si possono avere sia su Wordwall che su Edmodo, che è l'altra piattaforma che noi utilizziamo come scuola, io ho la possibilità di vedere oltre a chi ha fatto l'esercizio o il gioco o il quiz, ma anche come lo ha fatto. Per cui loro si divertono e nel frattempo ripassano e consolidano delle cose fondamentali. E io però ho modo di avere e di monitorare, di avere un feedback su quello che fanno e di poterlo monitorare. Sono abbastanza sicura che, al contrario dei compiti, i giochi e i quiz vengono svolti dai bambini perché proprio quelli di Wordwall si prestano bene perché sono proprio videogiochi, per cui sono abbastanza certa che i risultati siano effettivamente veritieri. L'altra modalità
sono le domande di ripasso e revisione durante le videolezioni, per cui durante la videolezione facciamo con la scusa di fare un riassunto di quello che abbiamo fatto fino a quel momento, ogni bambino dice quello che si ricorda e così andiamo a ricostruire insieme tutto il lavoro fatto fino a quel momento. Quello che posso consigliare per la mia esperienza è quello che è andare poco avanti, cioè non riempire tanto di contenuti, perché purtroppo il livello di attenzione dei bambini è labile, specialmente a distanza, per cui poche cose, magari ripetute molte volte nel tempo e con vari canali, quindi arrivare ai bambini attraverso vari canali, attraverso i disegni, attraverso una storia, una filastrocca, una poesia, un video su YouTube, un Powtoon. Ecco, io non ho inserito Powtoon nella mia presentazione, ma un altro strumento veramente molto molto valido. Questa è un po' la didattica a distanza che faccio io e come vi ho detto, i Twinning è un grande strumento, innanzitutto perché mi ha aiutato ad essere un po' già preparata a questa didattica a distanza e dall'altra parte a preparare moltissimo i genitori. Nel TwitSpace si possono condividere i link, si può vedere tutto, quindi diventa davvero un modo molto, come dire, efficace ed efficiente di lavorare. Vi ringrazio per l'attenzione, per qualsiasi domanda, ecco, io sono qui. Allora, grazie mille, Chiara, maestra Chiara, grazie mille. E devo dire, condivido le opinioni che i nostri amici hanno scritto in chat, cioè complimenti perché una serie di idee, anche di spunti, e non solo diciamo per un pubblico di bambini, ma tutto sommato poi anche cose che possono far venire idee a docenti che si rivolgono a un pubblico di ragazzi più grandi. Io passerei la parola, farei una cosa, per le domande sicuramente lasceremo sia un tempo in fondo che, come avete visto, vi ho messo, adesso dopo aver dato la parola a Francesca Panzica, lo rimetterà nuovamente, un foglio. Il link a un foglio dove potete lasciare domande e spunti o richieste sia per le nostre relatrici che per noi, gruppo Toscano. Quindi ecco, se avete domande per Chiara o per Francesca Mancini o per le relatrici che seguiranno, raccogliamole lì o comunque raccogliamole virtualmente e le lasciamo per il fondo. Ok? Grazie mille ancora. Io adesso vado a caricare la slide di Francesca Panzica. Nel frattempo do la parola a Francesca che, come ho detto, è purtroppo per il mondo della scuola in pensione da quest'anno. Forse per fortuna per lei finalmente un pochino si riposa, anche se dubito che si riposi perché è una persona molto attiva che lavora tantissimo nell'ambito della didattica e ci introdurrà il metodo EAS. Francesca è una, come dicevo, una ambasciatrice Twinning da tanti anni e si occupa di molte cose interessanti e questa è una di quelle. Perciò ti passo la parola e poi ti chiederei la cortesia di introdurre tu la collega Patrizia Moriani perché conosci il suo lavoro e ci puoi spiegare meglio, sicuramente meglio di me, le belle cose che fa. A te, Francesca. Eccomi, grazie Simona e buonasera a tutti. Allora, molto velocemente io vi vorrei introdurre a un metodo di lavoro che è particolarmente interessante e ora per la didattica a distanza, anche se è un metodo che viene usato normalmente nella didattica di classe. Ed è particolarmente interessante soprattutto perché permette il superamento della lezione frontale e dei successivi esercizi o consegne di schede che di solito sono collegati alla stessa lezione. Il metodo è stato approntato dal professor Rivoltella, che è un docente della Cattolica di Milano, e si ispira al microlearning, che è una teoria che focalizza l'attenzione su percorsi di apprendimento che sono basati su piccole e brevi unità formative che sono combinabili tra loro. Che cos'ha di interessante l'EAS?
è che permette di costruire dei percorsi di apprendimento per scoperta per gli alunni, percorsi di apprendimento significativo e situati che facilitano veramente per i bambini sia l'appropriazione di contenuti, ma sia il contemporaneo sviluppo di diverse competenze. E a un certo punto prevedono anche una messa in atto da parte dei bambini che diventano autori in questo momento di quello che hanno appreso. La logica didattica a cui si ispirano è quella del problem solving, del learning by doing, l'apprendimento riflessivo. Ora è un po' difficile in 5 minuti spiegare una metodologia, magari per chi è interessato si può pensare a un momento successivo dedicato proprio a questo. Ma la cosa molto interessante è che utilizza quella che viene chiamata la flipped classroom, la classe capovolta nella didattica in classe. Quindi in un momento di didattica a distanza diciamo che ci torna molto utile proprio per il tipo di lavoro che dobbiamo organizzare con i ragazzi. Altra cosa interessante dell'EAS è che prevede un utilizzo naturale della tecnologia. Quindi altra cosa importante per la nostra didattica a distanza. La mia collega Patrizia Moriani è un'insegnante che insieme a me ha partecipato a una sperimentazione particolare che abbiamo portato avanti col Ministero e col CREMIT dell'Università Cattolica di Milano e le ho chiesto gentilmente di presentare un suo lavoro realizzato proprio ora con la didattica a distanza di italiano, proprio per far vedere in pratica come si possa mettere veramente questo metodo a disposizione di un tipo di didattica che magari non c'è molto congeniale come quella per la didattica a distanza. Nel mio caso io l'ho sempre utilizzata per la didattica della lingua inglese. Comunque io passo subito la parola a Patrizia che ci illustrerà il suo esempio. Sì, grazie mille Francesca. Il tempo di caricare la presentazione di Patrizia. Ecco qua. Patrizia, a Intanto te la parola. mi presento. Mi sentite, vero? Sì, ti Mi sentiamo sentite? benissimo. Ti sentiamo Buonasera a benissimo. tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, in modo particolare alla collega amica Francesca Panzica e per l'introduzione che ha reso così efficace. Anche se in breve tempo la descrizione del metodo ES. Io provo a raccontarvi come ho realizzato nella didattica a distanza un ES. Aggiungo alle indicazioni che ha dato Francesca questa considerazione, la semplicità di questo dispositivo di lavoro, perché non è altro che un piano di lavoro che riesce a mettere insieme in maniera coerente tante pratiche didattiche che magari si utilizzano in classe in maniera così scollegata, però ecco, attraverso questo dispositivo si rendono coerenti in un percorso di lavoro che punta alla promozione di competenze. Sono piccole unità di lavoro che fanno capo ad un obiettivo di apprendimento, ma messe insieme vanno a ricostruire la compet più competenze che vogliamo appunto sviluppare. Questo EAS fa parte di un progetto che noi realizziamo su eTwinning, quindi è realizzabile nella didattica a distanza, diciamo con altre piattaforme, ma anche in eTwinning cercherò, proverò di mostrarvelo.
La figura di sfondo è la Rodari, la letteratura di Rodari, perché Rodari mette le ali, il titolo, perché ha il potere di far volare la fantasia, l'immaginazione, la creatività, che sono competenze che nella scuola del XXI secolo devono essere sviluppate. E l'abbiamo pensato articolato in tre momenti, in tre macro aree. Le parole fanno riferimento all'area linguistica e in questo spazio i bambini rivisitano le storie lette ed ascoltate di Rodari attraverso il montaggio e il rismontaggio in produzioni nuove, perché si riferisce all'area logico-matematica, scientifica. E qui si spingono i bambini ad intercettare gli elementi matematici che ci sono che Rodari dissemina nella sua produzione, poi i talenti, la parte diciamo artistica, la rappresentazione in varie modalità ed espressioni artistiche delle storie lette ed ascoltate. All'interno di queste macro aree illustro ora un EAS al quale ho dato il titolo Giochiamo al binomio fantastico. Come capite, diciamo, l'obiettivo principale, diciamo, la finalità è quella di far l'argomento è quello del binomio fantastico. Però la promozione, un'altra delle caratteristiche che ha appunto l'EAS è anche quello di riuscire attraverso una piccola attività a promuovere più di una competenza. Questo sembrerebbe un'attività solo di italiano, ma come vedrete mette in gioco tante altre competenze che non sono legate soltanto alla lingua italiana. Una parte molto importante del metodo EAS è la fase della progettazione e valutazione insieme. Perché? Perché nella didattica per competenze, diciamo, la progettazione del percorso di lavoro si fa a ritroso, no? Prima si stabilisce che cosa vogliamo imparare ai nostri bambini, poi lì in base a quello si costruisce la prova di verifica e poi l'attività. La didattica del metodo EAS permette anche un accento particolare anche sulla valutazione, perché consente durante lo svolgimento dell'attività di poter verificare e valutare e verificare tanti aspetti che in altre attività è difficile poter valutare, cioè c'è una valutazione diffusa che non è solamente quella del raggiungimento dell'obiettivo di apprendimento. Quindi diciamo nella progettazione dell'EAS, qui mi si sono invertite le slide. Comunque qua c'era la mi è partita una slide. Qui c'è diciamo la rubrica di valutazione. Perché c'è la rubrica di valutazione? Perché il primo momento della progettazione è quello di andare a individuare le competenze da promuovere. Individuate le competenze da promuovere, si vanno ad intercettare le evidenze che si vogliono descrivere. E nell'EAS binomio fantastico le evidenze che volevo andare ad intercettare erano l'ascolto, la comprensione del testo, la produzione, l'uso delle TIC, la rappresentazione artistica e la collaborazione. In una semplice attività ho realizzato in tre lezioni, perché normalmente in classe l'avrei realizzata in massimo due lezioni, ma con la didattica a distanza e trovare il momento per fare le video lezioni con i genitori, insomma, il tempo si è un po' più prolungato, però in una settimana, in tre lezioni, siamo riusciti a realizzarla.
Trovate le competenze, vanno individuato poi gli obiettivi di apprendimento che mi servivano per promuovere le competenze che erano legate appunto alla scrittura, alla produzione, e ho trovato appunto gli obiettivi, ascoltare, leggere e comprendere filastrocche e storie e l'indicatore poi di valutazione che vado a verificare poi con il semplice, con la prova di verifica tradizionale, estrapola informazioni esplicite o implicite da testi letti o ascoltati, scrivere testi, rappresentare artisticamente testi letti o ascoltati, collaborare nel gruppo, utilizzare le ticche per produrre artefatti digitali. Perché, come diceva Francesca, uno dei momenti importanti, diciamo, che rende differente questa attività è che oltre a realizzare, diciamo, attività tradizionali, si usa la tecnologia proprio come il momento in cui si va ad intercettare la competenza, perché si chiede ai bambini poi di progettare un artefatto digitale e lì gli si chiede di mettere in situazione, in pratica, le conoscenze e le abilità che sono state da loro scoperte. Oltre a questo, nei vari momenti in cui si articola l'EAS, è possibile andare ad osservare delle capacità che normalmente un po' nell'attività quotidiana ci mancano. Nella fase preoperatoria, che è il momento in cui i bambini entrano in contatto con l'informazione in modo capovolto, cioè l'insegnante non proprio nella modalità della flipped classroom classica, perché nell'EAS la prima fase, che è il momento in cui si dà un video o si manda una presentazione o si invia un documento, non lo si fa per spiegare la lezione, si fa per spingere il bambino a trovare da solo, a scoprire da solo, a costruire da solo una, diciamo, la sua spiegazione ad una richiesta che noi gli facciamo. Ad esempio, se io chiedo al bambino, se io voglio che il bambino impari, mi scopra che cos'è l'accento, non gli faccio la video lezione sull'accento, gli mando un testo dove ad esempio mancano tutti gli accenti, le parole accentate, e gli chiedo come mai, che cosa c'è che non funziona. Il bambino cerca di scoprirlo da solo, dicendo magari ci sono delle parole, dei suoni che non tornano. Attraverso ciascun bambino prova a dare la propria risposta e in quel momento lì che cosa valuto io? Valuto l'approccio al problema che ciascun bambino può avere e la motivazione che lo spinge a trovare una soluzione. Dopodiché c'è un momento in cui si fa un piccolo debriefing, perché l'insegnante a quel punto deve diciamo, tirare le fila e cercare dalle varie risposte che i bambini hanno dato una definizione concettuale ed arrivare ad un primo concetto che nell'ES viene chiamato framework concettuale. A quel punto lì i bambini hanno in mano gli strumenti per poter, diciamo, mettersi in azione e che cosa fanno? Arriva la fase operatoria. Nella fase operatoria si sta muovendo, ma non la sto muovendo io però, grazie se qualcuno. Nella fase poi Scusami, operatoria, Margherita, se ti i interrompo, bambini ma sto. Non so scusami, come volevo mai chiedere sta la cortesia. sparendo tutto. No, ma purtroppo lo strumento è fatto così. Se c'è qualcuno fra le persone che hanno il microfono che sta muovendo la presentazione di Patrizia, succede questo, che lei poi perde il filo e giustamente noi ci viene il mal di mare, per cui per favore non toccate la presentazione. Grazie mille, scusami Patrizia. Proseguo. A te. Arriva la fase operatoria nella quale, grazie. Arriva la fase operatoria, come dicevo prima, nella quale appunto i bambini mettono, prima certamente si fanno esercitare perché sono bambini della scuola primaria, hanno bisogno, quando è stata scoperta, diciamo, la conoscenza, hanno bisogno di applicarla, poi gli si chiede
di produrre o un video, una presentazione, una mappa o un documento di Word nel quale dimostrare che le conoscenze sono diventate competenze, se diciamo, si possono applicare ad un contesto, dopo vi faccio vedere come. Poi c'è una fase finale, la fase ristrutturativa, nella quale si presentano i vari artefatti, si discutono, si trovano ciò che è stato positivo, ciò che è stato negativo, ciò che va bene, ciò che non ha funzionato e si conclude definitivamente, si fissa definitivamente il concetto. C'è un momento qui di meta riflessione, si invita le bambine a ricostruire tutto il percorso, vedere quello che è andato bene e quello che è andato male e a cercare di invitarli a riflettere su che cosa hanno e come hanno imparato. Questo ritorno al binomio fantastico, come l'ho realizzato? Ho mandato sulla piattaforma che abbiamo in dotazione, ma penso che questo si possa fare tranquillamente anche sui Twinning, ho preparato due video. L'obiettivo era quello che loro mi dicessero, che scoprissero che cos'è il binomio fantastico. Non gliel'ho detto io, gli ho mandato un video, due video, dove gli ho letto due storie di Rodari che lui ha costruito con il binomio fantastico, che sono la strada di cioccolato, mi sembra il palazzo di gelato. Li ho invitati a leggere questa storia, queste storie, e gli ho chiesto, ma secondo voi, ho dato una semplice domanda, qual erano secondo loro gli elementi, le parole che Rodari ha utilizzato per poter raccontare questa storia, quelli più importanti, quelli che sono più ricorrenti. E quindi nel Twin Space con un contenuto con link è facilmente realizzabile. Dopo ho aperto la discussione e gli ho detto adesso scrivetemi quali sono le due parole che per ogni storia voi pensate si possa Rodari abbia usato per raccontare la storia. Poi c'è stato il momento della videoconferenza, quello che in classe sarebbe stato il momento in cui si creava il framework concettuale. I bambini ci siamo ritrovati, ciascuno ha detto le proprie risposte, insieme abbiamo discusso per arrivare a definire che per fare un binomio fantastico ci vogliono due parole e queste due parole si devono incontrare poi magicamente, scontrare e dare origine ad una storia. A quel punto abbiamo definito insieme come, se eventualmente dovessimo scrivere una storia, come avremmo potuto scriverla, e quindi ho venuto fuori le fasi dell'introduzione, lo svolgimento, la conclusione, e poi gli ho lanciato l'attività che è quella di appunto crearmi una storia con due parole da loro individuate. E siamo entrati appunto nella fase operatoria, nella quale i bambini hanno dato sfogo alla, diciamo, loro scrittura creativa. Come potevano farlo? A seconda delle loro capacità, c'è chi ha scritto una storia lunga 2 pagine, c'è chi ha scritto una storia lunga 4 righe. E l'abbiamo fatta, gliel'ho fatta fare a coppia. Ogni bambino, un bambino ha trovato una parola e un altro bambino ha trovato un'altra parola. Insieme hanno scritto la storia a due mani. In Twinning, su TwinSpace, potremmo farlo con le varie classi. Una classe lancia una parola, un'altra classe lancia un'altra parola e poi cominciano a scrivere la storia a più mani. Poi per cercare, diciamo, di rendergliela sfidante. Per dargli, diciamo, questo senso perché in poche parole la fase operatoria è un piccolo compito autentico, semplice, ma un piccolo compito autentico. Gli ho lanciato la sfida siccome avevo trovato un social reading fatto da un'equipe territoriale del Lazio, mi sembra, proprio su Rodari. Gli ho proposto di partecipare alla Rodari Social e di scrivere un tweet, di riscrivere la loro storia sotto forma di Twitter, si chiama, in 140 caratteri.
E i bambini si sono divertiti a trasformare la loro storia, ad inventarne tante altre. Poi io le ho scritte su Twitter, dove c'è un professor Grammaticus che poi le commenta. E quindi poi loro hanno potuto vedere anche il loro lavoro presentato nello spazio del social learning. I bambini, a seconda delle loro capacità, c'è chi ha mandato soltanto la foto, ma c'è chi ha scritto anche una piccola storia digitale, una piccola presentazione. Bambini di terza elementare, perché io insegno in una terza elementare a Fucecchio, in provincia di Firenze, e quindi ancora non erano proprio, avevamo cominciato ad avviare l'uso di diverse app, però ancora non erano proprio pronti. Però qualcuno appunto l'ha realizzata nella modalità più semplice, qualcuno si è avventurato anche a farla con la presentazione in formato digitale. Poi siamo arrivati a un'altra videoconferenza, l'ultima, dove tutti i bambini hanno presentato le loro storie ai genitori, perché erano presenti anche i genitori, e insieme le abbiamo commentate. E siamo andati a concludere il percorso poi con la definizione del binomio fantastico e attraverso una mappa. L'ultima cosa qui che spero, questo non ha niente a che vedere con gli EAS, però è una, diciamo, riflessione che mi sento di fare a tutti. Noi abbiamo, proprio per quel discorso che ho sentito fare anche prima, del rassicurare, del creare la comunità, del riuscire a ristabilire relazioni, Rodari ci ha aiutato tantissimo. Fare questo progetto sui twinning su Rodari ci ha aiutato molto. Perché? Perché lui, non sto certo qui a raccontare chi è, ma per questo ottimismo che lui ha, nel riuscire a farci vedere il lato positivo di tutte le cose, del messaggio di speranza che lui dà, c'è anche una sua filastrocca, del senso di comunità che sa promuovere, soprattutto della fiducia che lui ha nell'infanzia, più che negli adulti. E quindi leggere Rodari, come anche ha fatto la collega nell'esposizione precedente, in questo momento può essere un antidoto efficace a far superare ai bambini questo momento particolare. Spero di riuscire, di essere stata nei tempi, di aver detto e di avervi fatto capire che cos'è un EAS. E vi invito ad utilizzarlo, perché avete visto, sono cose semplici, non importa fare chissà che cosa, però sono efficaci, funzionano. Io ho finito. Grazie mille Patrizia, grazie per queste tue riflessioni, spunti molto interessanti e sicuramente anche la condivisione dello spirito del lavoro di Gianni Rodari, credo in modo trasversale che sia un'ispirazione per tutte noi e per tutti noi. Io interromperei la condivisione della tua presentazione per dare la parola. Oh, naturalmente, mentre preparo la presentazione, carico la presentazione di Sabrina, vedo che c'è una collega che ha alzato la mano. Se siete d'accordo, appunto, sono le 17:39, lascerei 5 minuti per le domande e comunque, insomma, già ci sono state delle richieste di approfondimento, per cui sicuramente ce ne occuperemo anche in futuro. E darei intanto la parola a Sabrina, che ho già presentato, vi ricordo, è una docente di scuola dell'infanzia, insegna a Certaldo in provincia di Firenze, ha una grande esperienza al proprio attivo, premi, riconoscimenti come Twinner, e abbiamo scoperto oggi anche. Sabrina, sei stata anche oggetto di studio per una tesi di laurea, quindi insomma una bella cosa. Che effetto fa adesso? Ti voglio fare questa domanda. Che effetto fa avere una giovane collega che studia quello che studia quello che hai fatto? Davvero, è stata un'esperienza bellissima Non ti e sentiamo. vedere, sentire, leggere
Il nostro lavoro, perché mio, delle mie colleghe, su una tesi di laurea è davvero emozionante. Ci si sente molto importanti. Lo posso immaginare. Assolutamente sì, intanto complimenti e sì, chiaramente a te e anche alle tue colleghe, io dicevo te perché insomma te sei la nostra Sì, ambasciatrice, certo. quindi però comunque ecco, complimenti perché è molto, sicuramente molto interessante. Allora, ti do la Sì. parola, tu ti occupi di strumenti, buone pratiche e monitoraggio del percorso di insegnamento e di apprendimento in eTwinning per la didattica a distanza nella scuola dell'infanzia. A te Sabrina e grazie. Sì, buonasera a tutte e ringrazio anche le mie colleghe che alcune di quelle sono stasera qui con noi. Allora, l'eTwinning all'infanzia ai tempi del coronavirus è un grande sconquasso perché la scuola dell'infanzia, almeno come io e le mie colleghe la intendiamo, è una scuola dove gli obiettivi primari sono quelli dello stare insieme, imparare a stare insieme, imparare ad ascoltare e imparare anche a non solo condividere, ma anche a esprimere, imparare ad esprimere in un gruppo le proprie idee, le proprie emozioni. E ora tutto questo è stato clamorosamente ridotto. E questo ha fatto noi come insegnanti in prima persona veramente insomma lasciate un po' così piene di interrogativi. E quindi che fare, come muoverci? Noi per fortuna avevamo già il registro elettronico con la piattaforma di Classe Viva che ci poteva permettere di caricare qualcosa, ma questa piattaforma fino a fine febbraio, fino a che siamo andati a scuola, serviva soltanto per mettere le presenze. Quindi tutte insieme abbiamo imparato a utilizzare un po' questa piattaforma. Però ci sono delle complicazioni per l'infanzia. Perché l'infanzia è un po' per i non addetti ai lavori dell'infanzia, diciamo per, non, per le insegnanti che non lavorano direttamente o non conoscono esattamente quello che accade all'interno dell'infanzia, la scuola dell'infanzia è l'ultima vagone del treno. E questo quindi che cosa ha prodotto? Ha prodotto che noi fino adesso possiamo utilizzare il registro elettronico, classe viva appunto, per tenerci in contatto con i bambini, ma soltanto attraverso quindi una tecnologia molto fredda. Non ci sono permesse fino adesso videoconferenze. Per questioni di privacy ci stiamo attivando, ma ancora non siamo pronte, perché chiaramente nel nostro istituto comprensivo, giustamente, la priorità è stata data ai bambini e ai ragazzi che potevano in maniera autonoma interagire sulla piattaforma. Questo però non ci ha demoralizzato più di tanto e abbiamo cominciato a muoverci. E quindi cosa? Intanto mandare dei saluti, saluti come? Saluti virtuali, anche se un altro aspetto che non ho detto è quello di non utilizzare WhatsApp, che invece sarebbe almeno così come primo strumento sembrerebbe quello più facile, più immediato, ma per problemi di privacy, per problemi anche di professionalità docente, il dirigente ci ha giustamente limitato l'uso di queste piattaforme social e quindi solo attraverso i canali istituzionali. Quali sono le criticità? Un po' ve le ho già dette. La tecnologia è certo una grande risorsa, ma è anche un limite in più
a più livelli. Intanto, appunto, perché i nostri bambini sono così piccoli che necessitano certamente sempre di una presenza di adulta che possa mediare in questo strumento. Poi l'altra questione è della difficoltà di raggiungere tutti. Questa difficoltà che all'inizio sembrava in qualche modo superata perché abbiamo contattato direttamente, telefonicamente, i bambini, le famiglie e all'inizio sembrava che si fossero agganciati, se non tutti, ma la maggioranza di questi. Poi, man mano che passano le settimane, abbiamo visto che un po' alcuni bambini si sono persi. E chiaramente chi si è perso? Quelli che hanno maggiori fragilità. Fragilità da un punto di vista sociale, fragilità da un punto di vista tecnologico, fragilità da un punto di vista anche linguistico. Perché chiaramente interagire con dei genitori stranieri anche attraverso il telefono non è facilissimo. L'altro limite che secondo noi è, secondo me, ma anche secondo le mie colleghe, è quel all'interno della tecnologia, è quello che noi come scuola dell'infanzia diciamo sempre che i bambini devono fare con le mani, lontani e mai soli davanti ad uno schermo. Adesso in qualche modo ci siamo un po' contraddette, nel senso che certo, sempre la necessità di un adulto, ma la scuola arriva attraverso uno schermo. In qualche modo quindi noi abbiamo, diciamo, arginato questa contraddizione, proponendo delle attività dove i bambini potessero fare qualcosa con le mani, realizzare qualcosa. Quindi mai schede, mai lavori prefatti, ma qualcosa che i bambini potessero realizzare in maniera autonoma. L'altra questione molto importante è quella della necessità a livello tecnologico, di avere a disposizione qualcuno per loro, ma che in questo momento comunque è in difficoltà. I genitori sono in difficoltà in questo momento, come i bambini. E quindi chi lavora da casa, chi ha figli più grandi e che quindi è continuamente sulle piattaforme a scaricare, a seguire lezioni online, magari c'è un computer solo. Quindi queste difficoltà ci sono. E i bambini più piccoli, quindi i bambini della scuola dell'infanzia, sono gli ultimi. L'altro aspetto appunto è quello delle videoconferenze che ci stiamo attivando e speriamo di poter realizzare brevemente, perché questo ci fornirebbe quindi un incontro più immediato. Le risorse che eTwinning però ci mette a disposizione sono degli archivi dove possiamo trovare idee stimolanti e che ci possano dare anche degli spunti innovativi, oltre al progetto eTwinning Toscana a distanza di cui ha parlato Simona e nel quale anch'io collaboro e che troverete se andate dentro il Twin Space, troverete anche la pagina della nostra scuola, della scuola dell'infanzia Alice Sturiale dell'Istituto Comprensivo di Certaldo. Di nuovo ora comincio a girare la presentazione. Poi c'è il gruppo SOS Didattica a Distanza e poi chiaramente webinar, eventi. Per noi eTwinning in questo momento di criticità, che abbiamo già un progetto avviato con partner spagnoli, francesi, lettoni e lituani, è stato il modo per avviare una nuova attività che chiaramente è precipua di questo momento particolare. La collaborazione e la cooperazione insieme alla flessibilità, che sono due momenti, due principi dei progetti eTwinning, si
sono messi in pratica in questo momento in maniera esemplare. E così abbiamo dato l'avvio ad altre attività all'interno di questo progetto eTwinning già in corso, abbiamo caricato una nuova pagina, creato una nuova pagina, Keeping in Touch, Stay Home, e da qui abbiamo iniziato. Il 2 aprile abbiamo tutti insieme i bambini da casa, grazie alle famiglie in tutta Europa, a questo punto abbiamo ricordato l'autismo e poi siamo andati avanti e altre attività proposte sono state quelle di che cosa vedi dalla finestra e poi la primavera e la Pasqua. E questo per quanto riguarda il nostro progetto eTwinning in corso. Per altre attività, per quanto riguarda la didattica a distanza, diciamo più spicciola, quotidiana, che facciamo, abbiamo caricato i genitori attraverso il registro elettronico, arrivano quindi a delle pagine, a delle pareti virtuali Padlet, dove abbiamo caricato dei saluti virtuali, dove sia gli insegnanti sia i bambini possono caricare dei saluti virtuali, degli audio, ma anche dei disegni. E poi abbiamo realizzato la pagina, quella dei lavori sul quaderno e diciamo, forse quelli più interattivi sono quelli che riguardano l'angolo dei racconti, delle filastrocche, delle poesie, delle canzoni e quelle del risveglio muscolare. Certamente queste due che qui ho riassunto in un'unica slide, queste due pareti virtuali ci hanno visto noi insegnanti mettere alla prova davanti, cioè è diventare dei videomaker, ma questa non è la nostra competenza. Le nostre competenze sono altre e quindi ci siamo anche dovute trasformare in questa nuova figura. E certo non è facile assolutamente per nessuno. Ci siamo fatte un po' di diciamo un po' di ossa, i primi video erano un pochino più artigianali, poi piano piano sono diventate un pochino più raffinate. E quindi raccontiamo le storie, in più abbiamo messo anche dei link che possono far accedere alle piattaforme, ad altre piattaforme, anche a racconti tenuti da autori quotati, ad attrici addirittura, quindi e così via. Abbiamo chiesto ai bambini, ad esempio, di imparare delle poesie e di caricare l'audio qui. Ma certo ci manca, ad esempio, cantare una canzone tutti insieme. E il cantare la canzone tutti insieme ci permetterebbe anche, secondo noi, di poter riattivare quei meccanismi linguistici e di rafforzamento della lingua che erano prioritari per il nostro insegnamento e che ora invece si sono arenati. Proposte che faremo prossimamente, alcune già fatte, tipo come il calendario, alcuni bambini richiedevano cioè non sapevano, non riuscivano a capire questo passaggio del tempo, queste giornate sempre in casa e quindi abbiamo dato le istruzioni per realizzare il calendario che avevamo a scuola anche a casa, in modo che questo passare del tempo potesse essere in qualche modo raffigurato e gli facesse ricordare delle attività che facevamo anche a scuola, imparare una poesia e poi altre cose, osservare un disegno e individuare alcune, in questo caso erano degli strumenti musicali. Le attività che proporremo nelle prossime settimane saranno attività di semina, volevamo anche proporre una piccola attività di coding, ma richiede ancora di più l'intervento dei genitori, vedremo. Poi anche inventare delle storie, fare delle torte e insomma tutti i progetti per condividere questo momento tutti insieme, sperando appunto che possiamo attivare almeno una volta alla settimana una video lezione. Questo è l'ultimo aspetto che per noi è molto importante, è questo sapere
come questo nostro intervento fosse stato recepito dalle famiglie e dai bambini. E quindi nella scorsa settimana abbiamo inviato, preparato un Google Form, abbiamo preparato un sondaggio per vedere la ricaduta di questi nostri interventi che ci richiedono tanto tempo, tanto impegno, anche appunto questo sforzare un po' il nostro modo di fare didattica. E quindi abbiamo chiesto aiuto alle famiglie in modo che potessero darci una mano eventualmente a migliorare. Purtroppo devo dire che sì, le risposte che ci sono state, come potete vedere, sono state per la maggioranza risposte positive, ma il numero dei genitori che ha partecipato è stato per ora limitato, soltanto 33 risposte su una settantina di bambini. E quindi, insomma, io pensavo in una partecipazione più attiva. E forse sono un ottimista, però sono rimasta un po' frustrata, diciamo così. E poi l'altra cosa è la risposta a che riscontro ha avuto la didattica a distanza sui bambini, sul bambino. Per la grande maggioranza dei genitori c'è stata una risposta positiva, ma c'è anche stata una risposta per il 21% che secondo loro è indifferente. Io conto che se potessimo davvero attivare una didattica dove possiamo incontrarci davvero tutti insieme su un video, forse anche i bambini potrebbero avere un riscontro migliore dei nostri sforzi. Ecco, poi le altre domande che avevamo fatto erano se avevano avuto delle difficoltà a caricare il materiale, se avevano delle proposte da farci, e devo dire che su questo è stato tutto positivo. Io vi ringrazio, spero di essere stata esauriente nella mia esposizione, le cose da fare, da dire sarebbero tantissime in questo momento molto delicato. Spero di aver dato un po' di suggerimenti da poter utilizzare anche nelle altre scuole. Grazie e a presto. Allora, grazie mille perché non solo sei stata esauriente, ma ci hai dato un sacco di spunti. Via via leggevo i commenti delle nostre amiche e amici che sono stati tutti molto molto ricchi di complimenti e di osservazioni positive nei confronti del lavoro di tutti e in particolare in questo momento nei tuoi confronti. Io direi una cosa, adesso abbiamo pochi minuti, io ho visto che nel foglio delle domande, una domanda era stata rivolta proprio da te Sabrina a Chiara e Chiara ha risposto e sintetizzando direi che poi la richiesta maggiore che viene fatta al nostro gruppo è di soffermarci nuovamente sulla tematica della scuola dell'infanzia e in particolare con un focus sulla disabilità e sui ragazzi, quindi diciamo sull'utilizzo dei twinning per l'inclusione. Più di qualche amica insomma, ci chiede questo. E poi c'è la collega Bernacchi che ci dice utilizzo di videochiamate in Skype in piccoli gruppi. Sì, è un suggerimento l'utilizzo di videochiamate in Skype a piccoli gruppi, specie per bambini H, mantenere un contatto filtrato dallo schermo ma diretto e immediato dalle mamme. Sì, sicuramente questo è uno spunto. Io penso che la richiesta di un approfondimento su queste tematiche sia assolutamente possibile. Noi adesso ci lavoreremo come gruppo e vi terremo informati su tempi futuri, perché insomma credo che a maggio ci sia senz'altro lo spazio per parlare di questo e di altri argomenti. Io adesso sto guardando, ci sono dei ringraziamenti per gli interventi, tanti spunti. Avete descritto perfettamente le difficoltà della scuola dell'infanzia. Io mi permetto di dire, perché diciamo la sensazione di frustrazione è una sensazione che poi capita di condividere, no? Perché effettivamente, come diceva Sabrina, il lavoro è sempre molto intenso e soprattutto in un momento in cui anche noi siamo in prima linea dal punto di vista emotivo, personalmente.
perché poi non è che noi viviamo in una bolla, ma siamo anche noi, no? In prima linea per quel che riguarda l'aspetto emotivo così vissuto attraverso questa situazione così particolare, così surreale davvero. Quando insomma non abbiamo persone vicine che hanno problemi di altro genere, ben più gravi, e quindi per carità. Però insomma i problemi sono tanti, come si sottolineava. Quindi certo il confrontarsi con una platea, diciamo, che per la maggior parte dice sì, molto interessante, ma che poi dice, bah, forse indifferente. Secondo me ci deve far comunque andare avanti, perché poi in realtà i genitori, esiste secondo me una parte di genitori che hanno comunque il vezzo della polemica e dell'indifferenza o della critica, non so quale delle due cose sia peggio, ma insomma questo è un aspetto che ci accompagna nel nostro lavoro in qualsiasi circostanza, e sembrano non averlo abbandonato nemmeno in questo frangente. Ma poi insomma, diciamo, deve essere l'aspetto, diciamo, quel 75% per cui noi effettivamente lavoriamo e che ci dà un feedback positivo, perché insomma, altrimenti, ecco, diventa poi anche un elemento che ci svuota un po' dell'energia, che già in questo momento, diciamo, non sono proprio tantissime. Io vedo che insomma stiamo andando avanti nei commenti, ne leggo qualcuno, siamo stati attenti con grande interesse, abbiamo seguito. Ah, grazie, sino all'ultima parola, grazie di cuore a tutte le preziose info, dritte, suggerimenti. C'è grande richiesta per un webinar sull'inclusione, quindi io salutandovi e ringraziando tutte, sono già le 18.02. Ringrazio tutte quante, quindi ringrazio Francesca Mancini e Chiara Bianchini, Francesca Panzica e Patrizia Moriani e Sabrina Jacoponi per il loro contributo. Da parte mia un saluto e un buon prosieguo di pomeriggio. Tenetevi in contatto con noi tramite Facebook, perché lì vi manderemo anche tramite ovviamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Vi manderemo notizie sul nostro piano futuro. Quindi un saluto a tutti da Simona Bernabei, grazie a tutto di nuovo per essere stati con noi, e ci sentiamo prestissimo. Arrivederci.